Signore e signori, la Ducati GP10 dalle nevi di Madonna di Campiglio. Good afternoon. Everything is going extremely well. Good evening. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Se l'anno 2009 la parola d'ordine era crisi, per il 2010 per noi la parola d'ordine è fiducia. Fiducia perché abbiamo una squadra ben motivata, Nicky si è dimostrato molto ben recuperato nella seconda parte di stagione, Casey si è ripreso molto bene dallo stop forzato che ha avuto a metà stagione, si è potuto allenare bene, ha capito che questa sua intolleranza al lattosio era la causa principale dei suoi problemi fisici e probabilmente non è mai stato così in forma. Abbiamo avuto diversi cambiamenti nella squadra per il 2010, il principale è certamente il fatto che il responsabile del progetto, Livio Suppo, non è più con noi, ha cambiato squadra e noi abbiamo sostituito il suo ruolo con una struttura un po' diversa, abbiamo modificato proprio l'organizzazione, quindi oggi ci sono due persone al suo posto, una persona si occupa principalmente della gestione della squadra nel box, che è Vittoriano Guareschi, quindi svolge il ruolo di team manager, e una persona si occupa degli aspetti più di marketing e comunicazione, che è Alessandro Cicognani, sono due persone che lavorano con noi da oltre 10 anni, quindi una crescita dall'interno che ci fa ben pensare per una omogeneità che è molto importante in questo campo. La Ducati 2010 è abbastanza diversa dalla moto che la precede, al 2009, principalmente le modifiche risiedono nel motore, la parte principale delle modifiche è divisa in due, la prima risponde al nuovo regolamento che obbliga a utilizzare solo 6 motori per tutto il campionato e quindi abbiamo dovuto aumentare la durata dei motori fino a 1600 km, cambiando tantissimi componenti interni, quindi bielle, pistoni, albero. E la seconda parte invece è un cambiamento dell'ordine degli scoppi, proprio per cercare di ottenere una guidabilità che era la caratteristica che forse mancava un po' alla nostra moto.